guatta e a tutti ciurma e benvenuti ragiocherini in questa nuovissima reaction. Ebbene sì ragazzi, ieri pomeriggio credo, non lo so, vabbè, fatto sta che ieri è stato pubblicato finalmente il teaser trailer ufficiale del capitolo 2 di It. Diversi di voi mi hanno mandato il link su Instagram, sapendo ovviamente la passione che ho avuto per la prima parte di questo incredibile remake. A mio parere, metto le mani avanti perché ci sono dei puristi che la miniserie degli anni 90 non la vogliono toccare manco, insomma, col pensiero. Da qualche indiscrezione che avevo letto in giro, probabilmente ragazzi oggi sentirete il cane abbaiare, perché non so perché c'è lo schizzo, oggi deve abbaiare per forza, ovviamente quando giocherina registra, ovviamente, per cui scusate per il sottofondo musicale. Da qualche indiscrezione che avevo trovato in giro, avevo letto che questo capitolo 2 sarà molto più oscuro e pauroso del capitolo 1. Effettivamente ragazzi, il capitolo 1 non so se si può tanto definire un horror, forse sì, magari per qualche contenuto occasionale, chiamiamolo così tra virgolette, però più che altro penso si possa definire un thriller più che un horror, per cui non lo so ragazzi, non so cosa aspettarmi e non perdiamo più tempo, andiamo a vedere questo trailer. Sì? Cosa desidera? Io abitavo qui. Si accomodi, è il meno che posso fare. È come se la ricordava? Più pulita. Beh, dia un'occhiata, faccia un giro, intanto accendo il bollitore. Brace d'inverno, i capelli tuoi, dove il mio cuore brucia. Ecco il tè. Grazie. E un po' di musica. Sa, mi dispiace moltissimo, ma in questo periodo dell'anno qui fa veramente caldo. Sto bene. Si ha sempre la sensazione di stare per morire. Lo sa cosa dicono a proposito di Derry? Che chi muore in questo posto è come se non morisse in realtà. Ma com'è ritornare qui a Derry, le va di dirmelo? Bello, ma strano. Strano? Oh cielo! Avevo messo dei biscotti in forno prima che arrivasse. Mi aspetti qui? Non voglio disturbare, è meglio... No, insisto! Che belle queste foto, signora Kersh, la sua famiglia? Quando mio padre venne in questo paese aveva in tasca solo 14 dollari. Che lavoro faceva, signora Kersh? Mio padre lavorava nel circo. Io sono sempre stata la bambina di papà. Lo era anche lei? Sei ancora la sua bambina, Beverly? Lo sei? La riunione del club dei perdenti è ufficialmente aperta. Ce la faremo se resteremo uniti. Salve. Di freddezza e lucidità mentale, perché oh my god, oh mio dio,
Allora, ovviamente hanno voluto far girare il trailer sulla parte in cui Beverly torna a casa sua, dove appunto incontra questa anziana signora. Quello che ricordo, appunto, uno dei pezzi che più mi impressiona nella miniserie degli anni 90, perché comunque ce ne sono pochi, ragazzi, adesso diciamocelo. Quello che mi ricordo è che uno dei pezzi che più mi fanno impressione di quella miniserie è proprio quando Beverly torna a casa sua, proprio quando ha a che fare con questa anziana signora. Era stato reso veramente molto molto bene quel momento e fa veramente molta impressione e angoscia. Direi che in questo remake sono stati capaci molto probabilmente di renderlo ancora più orribile e angosciante della versione iniziale, ragazzi, perché Gesù, cioè, hanno fatto vedere praticamente credo quasi tutto di quel momento lì, ma proprio per convincerci del fatto che ci saranno momenti davvero inquietanti in questo film, ragazzi. Infatti vi giuro che mi ha impressionata tantissimo, davvero tantissimo. Sapete, quando si vede tipo nello sfondo che cammina tutta storta, oddio ragazzi, a me queste cose mi fanno troppo cagare addosso, per cui sono riusciti secondo me perfettamente a rendere quel momento lì. E il bello è che appunto poi ogni personaggio, anche nel libro che ho finito di leggere intanto mesi fa, ogni personaggio ha appunto il suo momento di orrore, di ritorno a Derry, diciamo così. Per cui se ogni momento l'hanno reso così bene come hanno reso quello di Beverly, ragazzi, direi che ci possiamo aspettare veramente tanta roba. Di Pennywise l'hanno fatto vedere praticamente poco e niente, penso comunque per alzare l'hype. Infatti, cioè, quando si vede soltanto alla fine, ragazzi, oh, cioè, il mio spirito è andato tipo in ebollizione. Che dire, il comparto sonoro del trailer mi è piaciuto veramente tantissimo e sono sicura che la colonna sonora di questa seconda parte non mi deluderà, perché comunque già nel capitolo 1, ragazzi, la colonna sonora è stata veramente molto molto figa. Secondo me, parere personale, dai 3 minuti di trailer che abbiamo visto, con questo capitolo 2 si sono superati, ragazzi, hanno superato anche il capitolo 1. Non vorrei azzardare troppe ipotesi, però come vi dico sempre, ragazzi, io c'ho un sesto senso sulle cose che mi possono piacere e sono sicura che questa seconda parte spaccherà di brutto, mi piacerà veramente tantissimo. Io cerco di non ripensare al momento con la vecchia, ragazzi, perché è stato veramente troppo angosciante. Per cui aspetto qua sotto nei commenti i vostri pareri, ragazzi, ditemi se lo andrete a vedere, che impressioni avete avuto. Il 5 settembre sembra così lontano, ragazzi, mancano 4 mesi, non so se potrò resistere. Io ovviamente andrò a vederlo al cinema, questo è poco ma sicuro. Questa reaction termina qui, grazie a tutti. Un bacione, lo buttascio a tutti, ragazzi. Ciao!